Anche il sole oggi, questo bellissimo sole ha voluto partecipare a questa meravigliosa cerimonia. E per questa bellissima cerimonia voglio in particolare ringraziare ancora una volta il nostro sindaco Vecchi, l'assessore Cuglioni e tutto il consiglio comunale per aver voluto dare un tributo ad un personaggio che, come prima di me il sindaco ha descritto in modo bellissimo, è stato importante ed ha sempre portato appunto Reggio nel cuore. Il fatto di volere regalare un pezzo della nostra città a questo grandissimo è sicuramente un motivo di orgoglio e un motivo di grande soddisfazione per tutti noi sportivi e per tutta la città. Kobe è stato un grande, è stato un numero uno, di quelli che ce ne sono pochi, e questo ce lo ricordiamo bene quando purtroppo un anno fa le notizie nel mondo incominciarono a circolare su questo tragico incidente. Da tutte le parti del mondo improvvisamente arrivarono messaggi di cordoglio, arrivarono messaggi di ricordo, e tutti abbiamo sentito in quel momento quanto la popolarità di Kobe fosse planetaria. E dicevo, per forza era un numero uno. Io ne ricordo forse un altro paio, no? Sempre di persone legate allo sport: Senna, Diego Armando Maradona e Kobe Bryant. Pantani. Anche Pantani, certo. E tanti altri che sicuramente dimentico in questo momento. Ma io non ho avuto la fortuna, non ho avuto il piacere di conoscere Kobe, non ho avuto il piacere di conoscere Joe, perché in quegli anni ancora non seguivo la pallacanestro reggiana da dentro. Quindi ci sono qua in mezzo sicuramente delle persone, degli amici che, come ha ricordato il sindaco, hanno conosciuto molto meglio di me questo grande personaggio. Però in conclusione del mio intervento, un episodio, un aneddoto ve lo racconto volentieri, molto rapidamente. Io ho un figlio, Andrea, che sono tanti anni che vive e lavora a Los Angeles. E sapete che Los Angeles è la città delle celebrities, per cui è normale andare in giro ed incontrare gli attori, le attrici, e nessuno va addosso, no, per fare i selfie o per chiedere gli autografi, anche per questo che possono circolare serenamente. Ecco, una persona che però ha sempre avuto un certo cordone, diciamo così, di protezione, ecco, quello era Kobe. Una sera era il 2013, gennaio, mio figlio partecipò ad una festa presso il Beverly Hilton, che è un albergo di Los Angeles, in occasione della premiazione dei Golden Globe. C'era Kobe seduto nel suo divanetto, naturalmente circondato da un bel cordone di sicurezza. E mio figlio lo vede a questa distanza, no? Come io sono da voi giornalisti, e dice: ciao Kobe, mi chiamo Andrea, sono di Reggio Emilia. Improvvisamente questo ha aperto gli occhi, si è alzato, ha preso mio figlio, l'ha portato dentro con lui e hanno incominciato a parlare di Reggio Emilia. È stata una cosa incredibile, e naturalmente ho le testimonianze fotografiche di quello che dico. E quando poi Kobe ha saputo che quello era anche il figlio del proprietario della pallacanestro reggiana, apriti il cielo. Veramente, anche in questo episodio si sottolinea quanto Kobe fosse legato a Reggio Emilia. E quindi sono veramente contento per aver regalato e per ricordare per sempre Kobe a Reggio Emilia. Grazie a tutti.